rivolgersi alle scritture e precisamente vorrei leggere qualche verso dal capitolo 36 del libro di Giobbe. Gloria a Dio! Se di tanto in tanto dare lode al Signore non mi dispiace. Gloria a Dio! Libro di Giobbe, capitolo 36. Gloria. Amen. Poi Eliù, seguitando o continuando, disse: aspetta un po' e io ti istruirò, perché c'è altro da dire in favore di Dio. Io trarrò la mia scienza da lontano e renderò giustizia a colui che mi ha fatto. Per certo, le mie parole non sono bugiarde. Sta davanti un uomo dotato di perfetta scienza. Dio è potente, ma non respinge nessuno. È potente per la forza della sua intelligenza. Egli non lascia vivere l'empio e fa giustizia agli afflitti. Non allontana il suo sguardo dai giusti, ma li pone con i re sul trono, ve li mette seduti per sempre e così li innalza. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Fratelli, stasera vogliamo soffermarci su di una grande affermazione. Eliù, parlando a Giobbe, disse queste testuali parole: c'è altro da dire circa Dio. Ma già dall'inizio del capitolo c'è una parola che dice seguitando o continuando, e pensavo ad una realtà. Eliù sta esponendo delle verità. Eliù si sta rivolgendo ad un uomo, a Giobbe. E sembra che in questo continuando a parlare, sembra che Eliù abbia tante, tante realtà da esporre. Cioè, il suo discorso non si respinge in poche parole, il suo discorso non termina repentino, il suo discorso non si smorsa all'improvviso, ma la Bibbia dice continuando. Perché sto sottolineando questa parola? Perché c'era la seconda affermazione: c'è altro da dire a favore di Dio. L'argomento Dio non è qualcosa che facilmente si può esaurire con poche parole. Sull'argomento Dio, sulla verità Dio, non si può chiudere con poche frasi e pochi concetti. Dio è il creatore del cielo e della terra. E pensavo a questa realtà, che Cristo, che Dio, è l'argomento pregnante nelle scritture. Cioè il discorso di Dio, l'esposizione delle verità di Dio sono esposizioni fertili, abbondanti. Cioè più si parla di Dio e più scaturisce qualcosa di nuovo. Mi viene in mente quando una volta si scavavano i pozzi per bere dell'acqua, e più si scendeva nelle profondità e più queste acque erano migliori e zampillanti. Fratelli cari nella grazia, se si fosse trattato di un uomo, della biografia di un individuo, di una realtà storica, sociale,
situazione, ma su Dio non si può concludere, perché Egli è poliedrico, Egli ogni giorno meraviglia, Egli ogni giorno mostra aspetti nuovi, Egli ogni giorno rivela verità straordinarie, e da Dio ogni giorno riceviamo delle cose inaspettate e inimmaginabili. Fratelli cari, Lui sta parlando a Giobbe e non gli sta esponendo una realtà transitoria e passeggera, ma gli sta parlando del creatore del cielo e della terra, gli sta parlando di un essere che è al di sopra di ogni essere. E io stasera voglio considerare con voi tre aspetti, tre argomenti che era necessario esporre. E lui disse a Giobbe: prima di ogni cosa, tu forse l'hai dimenticato, ma Dio è potente. Questo è uno degli attributi assoluti di Dio. Egli è l'onnipotente, cioè quello che può fare Lui, nessun altro lo può giammai fare. E nella condizione di Giobbe era necessario trasmettere un messaggio potente. Fratelli, quante volte anche noi come uomini e come pure credenti pensiamo che circa Dio, quando abbiamo detto quelle poche frasi, quando ci ricordiamo di quei piccoli precetti, di quelle piccole regole, abbiamo esposto tutto circa Dio. Ma Dio ci meraviglia ogni giorno, ma Dio ci sbalordisce, ci stupisce con i suoi atti tremendi. E Lui vuole alimentare la fede di Giobbe, e Lui vuole sollevare questo individuo riportandogli alla mente delle realtà e delle verità intramontabili. Dio è potente assai, sta mettendo un punto fermo in quella che è la natura e la personalità di Dio. Egli è l'onnipotente, in altre parole, Egli è il creatore degli estremi confini della terra, Egli è colui che può tutto. E il fratello all'inizio del culto introduceva questa riunione proprio nell'innalzare la persona di Dio. Nonostante Egli sia grande, Egli sia l'onnipotente, Egli ha posto gli occhi su di noi. Il testo sacro dice: Egli è potente, ma non respinge nessuno. Questo è il fondamento della nostra fede, che essendo grande, pur essendo onnipotente, pur essendo il Signore, pur essendo il sovrano di tutte le cose, Egli non discrimina nessuno. Se nella sua onnipotenza Egli fosse rimasto elevato in alto, separato, distante dagli uomini, ahimè, chi sarebbe qui presente stasera? Ma la grandezza di Dio noi la notiamo proprio in questo, che pur essendo l'onnipotente, Egli non ha tenuto gelosamente per sé questa verità e questa realtà, anzi, Egli è reso grande proprio perché, pur essendo tale, Egli è sceso. Egli è potente assai, dice un testo. Noi come Chiesa quante volte sperimentiamo la potenza di questo Dio? Io vorrei dire la onnipotenza di questo Dio. Quante volte noi ci troviamo nei disagi, nelle difficoltà, nelle problematiche della vita e ci accorgiamo che questo Dio superno, altissimo, innalzato al di sopra dei cieli, si china fino a noi. Ricordo un testo del Nuovo Testamento, quando Gesù entrò nella casa di Pietro e la suocera era tenuta da una febbre tifoide che la stava portando veramente alla rovina. La Bibbia, uno degli Evangeli, dice: e Gesù, chinatosi verso di lei, stese la mano e la guarì. Solo un Vangelo dice:
questo, ed è importante, cari nella grazia, questo gesto. Egli non rimane eretto, egli non rimane distante, ma gloria al Signore, si china sulla suocera di Pietro. Fratelli cari, questo è un gesto importante e ci fa pensare al nostro stato, alla nostra condizione, a quello che noi eravamo un giorno, distesi, ridotti ai minimi termini, ma Gesù si è chinato fino a noi, pur essendo l'Onnipotente, pur essendo il Signore, pur essendo il Sovrano, egli ha accorciato le distanze. Ecco perché egli è potente, perché non ha fatto della sua grandezza, della sua onnipotenza, una realtà di separazione dagli uomini. Egli, pur essendo potente, non discrimina, egli non ha riguardi personali. Pur essendo potente, egli non riguarda agli uomini. E se egli fosse discriminante nei confronti degli uomini, io credo che nessun uomo potrebbe mai ricevere la salvezza, perché tutti sono peccatori e come tali sono puri della gloria di Dio. Egli non discrimina, anzi egli dice negli Evangeli: il figliuolo di Dio è venuto per cercare e per salvare quello che era perduto. Egli non è venuto alla ricerca dei giusti, dei puri, egli non è venuto alla ricerca dei santi, sebbene non ce ne fossero. Egli è venuto alla ricerca dei peccatori, degli smarriti, ed è venuto senza riguardi personali. Mi piace un punto della parola di Dio, quando viene resa testimonianza della potenza di Gesù, Pietro disse: ora riconosco che tu non hai riguardi personali, ma chiunque ti teme e ti cerca ti è gradito. Pur essendo potente, il Signore non scarta, pur essendo potente, egli non separa, pur essendo potente, egli non allontana. Generalmente lo spirito del mondo consiste in questo: gli uomini vogliono i propri simili, vogliono i propri pari, quelli che stanno alla loro altezza, vogliono quelli che stanno alla loro levatura, vogliono quelli che sono del loro stesso stato sociale. Fratelli cari nella grazia, ma non è così nella vita dello spirito. Vi ricordate quando Gesù incontra quel lebbroso? Non piglia le distanze dal lebbroso. Gesù dice, stesa la mano, disse: lo voglio, sii netto. Gesù il puro, il santo, stende un braccio per afferrare un lebbroso. Gesù non lo discrimina, la legge lo discriminava, la legge diceva che doveva andare con i vestiti disordinati, con i capelli abbastanza scarmigliati, doveva suonare un campanello e doveva gridare: passa l'immondo, mentre gli altri pigliavano le distanze e si separavano. Gesù si avvicinò e lo toccò e gli disse: lo voglio. Sì, detto, fratelli, sia ringraziato Dio. Consideriamo stasera quale privilegio noi abbiamo ricevuto nel conoscere Gesù e ricevere da Lui la salvezza. Egli, pur essendo Dio, dice Paolo, si è fatto uomo. Egli non reputò l'essere Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma lui abbassò se stesso, prendendo la forma di servo, si abbassò fino alla morte e alla morte della croce. Fratelli, ecco perché egli è grande, perché nella sua grandezza egli si è umiliato, si è abbassato, ci ha cercati e indistintamente ci ha liberati dal peccato. Gloria al Signore. E allora, anima cara, che stasera forse ti trovi qui per la prima o per le prime volte, sappi che Dio non ha riguardi alle persone, pur essendo onnipotente egli non è rimasto separato, pur essendo onnipotente egli non rimane distaccato dagli uomini, egli non li condanna e non li accusa.
mandato il figlio nato di noi. La Bibbia dice che lo chiamerai Emanuele, che interpretato vuol dire Dio. Gloria al nome del Signore. Eliù continuò a dire a Giobbe che non solo c'era altro da dire, e una delle realtà era che Dio è un Dio potente, ma che in Dio vi è saggezza. Gloria a Dio. La saggezza e la giustizia sono caratteristiche che sono in Dio solo. Gli uomini e tutti quanti noi, fratelli cari, siamo ingiusti, e quante volte, proprio perché siamo umani, ci manca la saggezza, ma in Dio vi è saggezza, e nella sua infinita saggezza egli conosce, comprende. Gloria sia resa al suo nome. Nella sua infinita saggezza egli non ha bisogno che altri gli rapportino. Nella sua infinita saggezza e giustizia egli non ha bisogno che ci siano dei difensori. Egli legge il cuore dell'uomo. E lui disse a Giobbe: c'è altro da dire. E io credo che di fronte a questa verità noi possiamo benedire Dio, perché Dio è il saggio per eccellenza. Egli attraverso Gesù parla ai cuori e parla alle coscienze. La scrittura agli ebrei introduce il primo capitolo nel dire che Dio, dopo aver parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi tempi egli ha parlato a noi mediante il suo figliuolo Gesù Cristo. E nella sua infinita saggezza egli scruta le coscienze, nella sua infinita saggezza egli dà le risposte appropriate secondo le proprie necessità. Vi ricordate quante volte gli uomini si sono portati a Gesù per chiedere delle risposte, per chiedere dei consigli? Vi ricordate quando per tentarlo portarono la moneta e gli dissero: è lecito pagare il tributo a Cesare? Il problema delle tasse è sempre esistito e si è cercato sempre come. Ma Gesù, prendendo quella moneta tra le mani, sapete, era bifacciale quella moneta. Da una parte c'era la testa dell'imperatore e dall'altro lato c'era la figura del tempio per indicare la nazione dove era coniata quella moneta. Gesù disse: date a Cesare quello che è di Cesare, e poi disse: date a Dio quello che è di Dio. Signore, aiutaci, perché soltanto da Dio ci giungono le risposte utili, le risposte chiarificatrici. Soltanto da parte di Dio noi riceviamo quel consiglio che ci indica la strada che ciascuno di noi è chiamato a seguire. Fratelli, invano si aspetta il consiglio e l'aiuto dagli uomini. Ma il vero consiglio, la vera luce viene dalla parola di Dio, e nella sua infinita saggezza egli comprende. Quante volte gli uomini del Vangelo hanno cercato di mettere Gesù in difficoltà, ma egli è riuscito sempre con l'autorità della sua parola a dare delle risposte esaurienti a quanti cercavano di trarlo in inganno. Ma noi stasera vogliamo considerare che questo Signore a cui noi apparteniamo, nella sua infinita sapienza, nella sua infinita saggezza, egli conosce l'intimo dei nostri cuori. Egli stasera sa tutto di noi. Egli legge in noi come in un libro aperto. Fratelli, quante volte anche per i credenti scatta la tentazione, facendoci dire, pensare e operare come se Dio fosse all'oscuro di tante cose, come se egli ignorasse tanti fatti, tante verità. Quando tu eri sotto il fico, io già ti vedevo. Oh, anima cara, fratelli e sorelle, stasera gli occhi di fiamma del Signore stanno puntati sulla vita di ciascuno di noi. Egli sa, egli conosce le cose positive e le cose negative della nostra vita. Quasi a voler dire a Giobbe: non pensare che con i tuoi atteggiamenti, col tuo modo di fare, di ingannare Dio, non pensare
e che le tue parole non saranno udite da Dio. Dio conosce e sa ogni cosa. Egli è un Dio giusto, perché non terrà per innocente il colpevole, ma alla medesima maniera egli riverrà il giusto. Signore, aiutaci a camminare nei tuoi sentieri facendo appieno la tua santa e benedetta volontà. E la terza considerazione che Eliù portò Giobbe a fare fu quella di apprezzare la generosità di Dio. Non solo è potente, non solo è sapiente e giusto, ma egli è un Dio generoso. Egli non dà come danno gli uomini. Sapete, gli uomini danno, e a volte danno anche per uno scopo, danno perché motivati da certe cose. Gli uomini fanno, mettono in essere il famoso do ut des, tu mi dai una cosa a me e io una cosa a te. Ma Dio, quando dona, dona liberamente e non spera in nessuna ricompensa se non in un atto di obbedienza, di amore e di fedeltà. Gesù sapeva che 9 lebrosi sarebbero tornati indietro e usò la sua saggezza non per cacciare i 9 opportunisti. Gesù guarì tutti e 10 perché nella sua natura c'è la magnanimità e la generosità. Fratelli, Dio fa del bene agli uomini. Amen. Tante volte sono gli uomini che sono ingrati e irriconoscenti. Signore, aiutaci ad apprezzare la tua generosità. Amen. Egli è generoso. E il verso 7 dice proprio questo, che egli non allontana il suo sguardo dai giusti. Cari, quante volte sentiamo ripetere le parole della moglie di Giobbe, che disse: sei ridotto in questo stato, rinnega Dio e muore. Quante volte pensiamo, e il nemico, soprattutto nei momenti di tentazione, di prova, di malattia, dice: il Signore si è dimenticato di te. Quante volte sentiamo sussurrare al nostro orecchio: il Signore ti ha abbandonato, il Signore ti ha lasciato. Il diavolo è un bugiardo. La Bibbia mi dice stasera che gli occhi del Signore non si allontanano dai giusti. Stasera gli occhi di Dio sono su di te. Egli sta leggendo nel tuo cuore e nel mio cuore, come si legge in un libro aperto. Egli sta leggendo le problematiche, le difficoltà, i problemi. Egli legge pure la quantità d'amore che noi abbiamo nei suoi confronti. In questo verso, nel dire gli occhi del Signore non si allontanano, il suo sguardo non si allontana dal giusto, ci dà anche l'idea come se dall'alto egli volesse accompagnare nel cammino, nel viaggio della vita quelli che hanno preso a cuore di fare la sua volontà. Fratelli, il diavolo conia una tentazione, ed è quella di farci sentire dimenticati e abbandonati da Dio. Non è vero, non è sogno. Egli ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Vi ricordate quando Mosè fu accompagnato da Miriam sul Nilo? La Bibbia dice che Miriam lo seguiva da lontano per vedere dove andasse quel fagottino che c'era lì dentro il fratello Mosè. Fratelli, nella medesima maniera, più che Miriam, più che Mosè, il Signore ci accompagna nel cammino della vita, in modo che la sua vigilanza, il suo controllo, e che poi non è un controllo quasi da spione, da intrigante, ma è quel controllo, è quello sguardo che è sinonimo di protezione, di accompagnamento. Non sentirti solo stasera, il Signore ti sta seguendo con i suoi occhi. E io credo che se Miriam avesse visto quel cesto con Mosè dentro impigliarsi tra i giunchi, tra le canne, ella immediatamente sarebbe intervenuto per dargli ancora il cammino.
Io credo che tante volte nella medesima maniera il Signore lo fa con noi, quante volte gli ostacoli, le difficoltà, le canne della vita cercano di fermare la nostra avanzata, il nostro cammino nel mare di questo mondo, ma Lui interviene con la sua mano onnipotente e ci libera e ci aiuta a camminare. La Bibbia dice che Egli veglia sui giusti, sì, ed è una verità, perché il guardiano di Israele non sonnecchia né dorme. Egli è sempre attento alle anime nostre. Stasera, se ti senti solo, alza gli occhi in alto e tu vedrai che il difensore, il generoso Signore di Israele sta guardando la tua vita. Ma Egli non solo vigila e ti accompagna, ma Egli protegge e custodisce la nostra vita. Ma vorrei ancora considerare un'altra verità, che nella sua infinita generosità Egli dà dignità a quelli che si nominano del suo nome. Il testo sacro dice proprio questo: Egli li pone con i re sul trono. Fratelli, noi non eravamo degni, eravamo nemici di Dio, eravamo pieni di peccato, perduti, senza Dio, senza speranza, ma Egli che cosa ha fatto? Ci ha dato di sedere con i re sul trono. Gloria a Dio. Noi siamo stati fatti sacerdoti e re. Noi siamo chiamati amici di Dio. Fratelli cari nella grazia, ed infine Egli, attraverso questa sua grande ed infinita generosità, ci dà di regnare con Lui nei secoli dei secoli. Adesso noi già ci sentiamo principi di Dio. Noi adesso già ci sentiamo membri della famiglia di Dio, già adesso la nostra situazione è cambiata, già da adesso noi lo possiamo ringraziare perché non siamo più dei servi. E Gli ha detto: io non vi chiamo più servi, voi siete miei amici. Ma un giorno che non è lontano, Egli apparirà dal cielo. Amen. E Gli verrà con gloria e con potenza e ci farà regnare con Lui per tutta l'eternità. Fratelli, a questo punto penso che dal cuore di ciascuno di noi debba sollevarsi un vero grazie. Gloria a Dio. Considerando quello che eravamo un tempo, considerando la nostra vita passata, considerando la nostra condotta, e guardandoci oggi per grazia, figli di Dio, noi non possiamo fare altro che dire: Signore, grazie dal profondo del cuore. Fratelli, c'è altro da dire a favore di Dio? Non pensiamo che il tutto di Dio si concluda in una danza, che si conclude in una lode, che il tutto di Dio si concluda nel conoscere alcuni principi teologici e dottrinali. E che ogni giorno ha un aspetto nuovo della sua persona da rivelare e da mostrare alla nostra vita. Non c'era modo migliore di catturare l'interesse di Giobbe da parte di Eliù nel fargli considerare queste verità straordinarie. Giobbe, tu hai fatto delle esperienze, hai conosciuto delle verità, sai certe cose, però non fermarti, perché la sapienza di Dio, la conoscenza di Dio è illimitata. Tu oggi puoi ancora saperne di più circa la sua persona. Ed Egli cominciò a dire: non dimenticare che il tuo Dio è l'Onnipotente. Amen. Fratelli, non pensiamo che il tutto del cristianesimo sia cantare canti, partecipare ad un'offerta comunitaria oppure aderire a dei programmi ecclesiali. Domani Dio ha qualcosa di nuovo da mostrarci. Fra 10 anni noi lo conosceremo ancora una volta sotto un aspetto diverso. E ogni giorno, sapete perché? Perché Egli non è il Dio della ordinarietà, ma è il Dio della straordinarietà. Ma noi potremmo convenire nel dire e concludere: perché Egli è Dio. Egli ci meraviglia ogni giorno con i suoi atti potenti. Egli è potente e questa potenza Egli la manifesta, la rivela proprio nel non tenersi lontano e separato dagli uomini, ma
nel profondere verso di loro tutti i suoi miracoli, tutti i suoi prodigi, tutte le sue grazie, nell'illuminarli nel consiglio della vita, sostenendoli nelle difficoltà, nelle problematiche. Sì, fratelli, i tempi sono difficili e sono quelli che sono, e tutti quanti stiamo vivendo la crisi che ci circonda. Non pensate e non ascoltate la voce del maligno che vorrebbe portarci a pensare che il nostro Dio non si dà pensiero per noi. Tutti quanti noi occupiamo un posto nella mente e nel cuore di Dio. Anche se il maligno cerca di farci sottovalutare ciò, ma questa non è la verità. Dio ci dice ancora, come dice il profeta: i pensieri che io medito per voi sono pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire ed una speranza. Ed egli diceva: è generoso. A volte ci sono alcuni credenti che, quando devono chiedere al Signore, come se non volessero fare, lasciatemi passare il termine umano, gli scostumati nei confronti di Dio. Dice: oh, vado a chiedere. Fratelli, Gesù ci ha autorizzato: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Gloria a Dio. Oggi è tempo di osare il Signore, dobbiamo osare, e noi ci accorgiamo che nelle mani del Divino Cristo c'è tutto quello che serve alla nostra vita. Qui in terra Egli ci sostiene, ci incoraggia, ci arricchisce, ma Egli ha preparato per noi delle dimore. Un giorno che non è lontano, credetemi, non perché lo dico io, ma perché la parola lo dice, questo giorno che non è lontano, Gesù apparirà. Apparirà con gloria e con potenza. Noi lo vedremo scendere dal cielo e gli verrà a rapire la sua Chiesa per portarla a godere con lui per tutta l'eternità. E la Scrittura dice: chi ha questa speranza in lui si purifichi come esso è puro. Signore, aiutaci a non cedere al male. Signore, aiutaci a non cadere nella tentazione. Aiutaci a non ignorare le realtà dello Spirito, ma va che ogni giorno noi possiamo conoscere le cose nuove. Sembra quasi come se Eliù facesse da difensore per Dio verso Giobbe, nel dirgli: guarda Giobbe, tu sai poco e sai male, guarda che c'è altro da dire. Fratelli, preghiamo che lo Spirito Santo ci aiuti a riscoprire giornalmente tutte le cose nuove che Dio ha da rivelarci in Cristo Gesù, le quali saranno per la nostra benedizione, per la nostra edificazione, perché no, anche per la nostra crescita spirituale in questa valle di lacrime. Fratelli, noi non vogliamo perire per mancanza di conoscenza, ma noi vogliamo ogni giorno una rivelazione nuova. Ogni giorno vogliamo contemplare il volto del Maestro e in quel volto essere trasformati e illuminati fino al giorno che Egli tornerà e saremo con Lui benedetti in eterno.